Tiverio Marian, titolare della WWTS, che ha costruito un impero e fa la spola tra l'Italia e la Russia, da quello che ho capito. Sì, sì, faccio questo lavoro da ormai 20 anni. Mi sono messo a fare rappresentante su quelle aree e stiamo lavorando ormai da 20 anni. Adesso, da 2 anni, abbiamo voluto creare anche questo evento della Ruski Dom, che in pratica è un ritrovo per tutti i russi che vengono a Milano, che la sera, dopo una giornata di fiera, vengono qua, mangiano un piatto di pasta, bevono un bicchiere di vino, un po' di prosciutto, un po' di musica italiana, gli diamo da mangiare anche roba russa, non solo italiana, in modo appunto da farli trovare un po' a casa loro. Quello che mi piace è che qui ci sono sia i titolari che i manager, i dipendenti, per cui sono tutti assieme e si passa delle belle serate. Senta, vedo che lei ha contatti con i più grossi nomi manufatturieri italiani. Quali sono i prodotti che esporta maggiormente? Ma noi siamo specializzati nel campo dell'arredamento. Cerchiamo di portare il Made in Italy nel mondo, in particolar modo nell'ex Unione Sovietica. Le aziende che ci danno servizio otteniamo anche dei bei risultati. Oramai è entrato anche lei nello spirito russo e si è amalgamato con le loro usanze? Io sento che di avere tante affinità con i russi. Sono persone con le quali io mi trovo molto bene, perché sono molto vicine alla nostra mentalità italiana. A loro piacciono le cose belle, piace vivere bene come piace a noi italiani, piace la buona cucina, piace viaggiare, piace l'arte. Appunto per quello ho voluto fare la serata in questo posto, perché questo è un posto che ricorda il 1500 italiano, e qua vedo che tutti quando entrano alzano la testa e dicono ah, e questo per me è la cosa più bella. Perché anche qui mangiare e bere, però un po' di arte non fa mai male.